Assessore, cogliamo l'occasione per farle una domanda su questa vicenda che oramai si sta trascinando da tanto troppo tempo. Qual è la situazione con la piscina comunale? La situazione è molto semplice, tra virgolette. Siamo di fronte, dopo la seconda ordinanza del sindaco, alla volontà di non riaprire la struttura da parte del gestore. Fatto che si somma a quelli ben più noti, vabbè, ben più datati dei controlli effettuati e delle sanzioni, successive controlli relativi alla mancata verifica del Green Pass da parte degli avventori. Stiamo preparando un dossier che metteremo insieme, che anzi diciamo che l'abbiamo già preparato, che stiamo valutando in questi giorni per, io direi, avere tentare di parlare con il gestore, capire quali sono le sue intenzioni, dopodiché la piscina è comunale. La piscina comunale deve stare aperta, deve funzionare in sicurezza e nel rispetto delle regole. Se con l'attuale gestione questo non è più possibile, stiamo sempre valutando la possibilità di avviare la procedura di revoca. Con tutte le difficoltà che ci sarebbero, però rimanere in questa situazione è impossibile, è inaccettabile e quindi mi auguro che non ci sia bisogno, che alla fine il buon senso prevalga, però la piscina deve riaprire e deve essere a disposizione degli aretini. Con questa gestione ci sono altri 20 anni davanti, però appunto il contratto prevede anche delle possibilità di revoca se le regole non vengono rispettate e potrebbero esserci questi estremi. Vai, ok.